ragazzi! Anzi, questa volta credo che sia più un ciao ragazze, però non diamo limite al tutorial. Oggi faccio i bordi, esattamente questo, della mia O-bag. Spero che riusciate a vedere qualcosa, perché ho cambiato posizione, ovviamente sono sul tavolo della cucina, quindi scusate se l'inquadratura non è proprio chic, però meglio un tavolo utile piuttosto che una cosa chic e poi dopo non ci capite un tubo. Quindi, per prima cosa vado a smontare il bordo che ho già. Questo qua è un bordo originale, ho comprato all'outlet, quindi un po' fuori produzione. E niente, inizio a smontare il bordo. Allora, piccola parentesi che non c'entra niente con il bordo. Ho acquistato la tracolla perché io sono comoda con la tracolla. Il problema delle tracolle di O-bag, questa ha un mese, è questo. Cioè, ha solo un po' di pelle qua, e copello ovviamente, che dovrebbe tenere il peso dell'intera borsa. Peccato che non lo tiene il peso dell'intera borsa, e questo qua è il risultato, cioè mi sta unito solo per i fili. Se avete una soluzione, è la stessa cosa sta succedendo qua, cioè si sta rompendo proprio in questo punto. Io ho capito che l'unica cosa buona sono i manici e non le tracolle per ora, e quindi credo che non comprerò più tracolle. A parte questa cosa, questa parentesi, se voi avete una soluzione ditemela. Allora, ho smontato il mio bordo, che è fatto così, ha questa forma. Con il mio bordo ci andiamo a creare la sagoma per fare il nuovo bordo. All'Hobby Show io mi sono comprata questa stoffa un po' invernale per risparmiare, ovviamente. Se voi trovate qualcosa di simile, o comunque basta andare in un negozio di tessuti, trovate qualsiasi stoffa. Questa qua è lunga 131x44 ed è anche più che sufficiente, secondo me. Allora, la metto doppia. Praticamente devo fare due sagome della stessa dimensione. La mia è praticamente giusta, quindi vado a segnarmi col gessetto dove fare i tagli. Se io faccio così, sfrutto anche la piega, quindi faccio così, la metto a filo, poi prendo il mio gessetto e mi segno l'ingombro. Sarebbe importante farlo al contrario. Aspettate, perché ha un difetto, qui la vedo più rossa, quindi utilizzo la parte di qua. È costata 3 euro e c'è il motivo. Fa niente, comunque c'ho entrambe le parti. Allora, così la metto così. A questo punto ho la piega dalla mia parte, me la fisso così evito di spostarla. Metto qualche spillo, così anche quando la taglierò sarà fissa. Ed ora vado a segnarmi l'ingombro con lo spazio anche per le cuciture. Praticamente lascio quasi 1,5 cm. 1,5 cm, perché vedo che questa stoffa magari si potrebbe sfilacciare, quindi ho anche spazio per fargli la sfilettatura. E vado a farne un altro sul lato, quindi anche di qua. E vado a tracciare anche qui gli ingombri, il mio cartamodello praticamente. Se non avete i bordi, io vi dico com'è fatta, vi dico le dimensioni. La mia è una bag grande, quindi è di 48 e 43,
l'altezza è di 18 e ricordatevi che qua ci sono due linee curve. Ok, a questo punto vado a ritagliare le mie due sagome. Siamo a questo punto, ora vado a togliere gli spilli. Non ho tagliato questa parte qua perché ha una rifinitura fatta con la taglia e cuce, magari mi evito di farla disfare. Vedete, ha proprio questa rifinitura fatta con la taglia e cuce, non vorrei che poi almeno lì non si disfa. Allora, a questo punto apro le mie due metà, così vedo esattamente com'è il colore. Io ho proprio la stoffa difettata, ma se voi, non l'avete difettata, meglio, vedete qua, proprio sfuma su rosa. Vabbè, pazienza. Ora vado a fissare le mie due metà. Cioè, l'interno è il dritto, mi raccomando. E l'esterno, appunto, è il rovescio. Quindi ne metto una sopra l'altra. Vado a segnarmi, a fissare la stoffa con gli spilli e poi spero vivamente che la mia macchina da cucire riesca a cucire questa stoffa, altrimenti mi tocca farla a mano, quindi lo scoprirò tra poco. Intanto metto gli spilli in verticale, se non lo sapete ve lo dico, metteteli così perché poi andranno sotto la macchina e voi riuscirete a toglierli più facilmente. E vado a cucirmi questa parte qua, proprio seguendo il bordo. Allora, mi è andata di gran fortuna perché ce l'ho fatta, me l'ha cucita la macchina da cucire ed è venuto anche bene. Adesso vado a fare la stessa cosa da questa parte. Cioè, quindi mi vado a fissare la mia stoffa sempre con gli spilli e poi vado a cucire anche di qua. Ora ho chiuso entrambi i lati, vado a risvoltare il tutto per capire poi come procedere, perché sto cercando di capire con voi. Vado a tagliare qua a metà, quindi me la rigiro perché purtroppo manca il buco, e vado a tagliare lungo questa riga che ce l'ho anche segnata per fortuna, così, perché ho bisogno delle mie due metà, se no come faccio a fare il buco? Ok, ed ora ho il mio fronte e il mio retro come eravamo partiti all'inizio. Vado a fare una cucitura qua e anche qua, quindi procedo e sono a questo punto da entrambi i lati. Ora facciamo una prova rigirandolo, vi faccio vedere esattamente perché faremo il prossimo passaggio. Quindi così li abbiamo rigirati entrambi e sono i miei due bordi. Cioè, praticamente l'Eurobag usa una garzina interna, io non ce l'ho e quindi faccio tutto bordo interno e esterno con la stessa cosa. Come faccio a fissarli insieme? Dobbiamo fare questa cosa qui, giusto? Così, e poi anche dall'altra parte, per poi ripiegare tutto all'interno e chiudere il mio tubolare. Quindi, cosa devo fare? Mi vado a fissare il tutto in questa maniera, cioè ho i due interni così, spero che capiate, da qui fino alla piega, cioè fin dove la stoffa qua è tonda. Cioè vado a chiudere questa parte qua da tutti e due i lati internamente. Quindi cosa faccio? Me la vado a fissare anche qui, lo metto in posizione, tiro fuori bene i miei angoli aiutandomi con uno spillo in modo che appunto ho tutti gli angoli ben rigirati,
ed ora mi vado a fissare la parte interna. Ci sono più modi per fare questa cosa, ma probabilmente ho scelto il più complicato. Potevo farlo prima, ok, quindi vado comunque. Questo è un modo, poi ve ne faccio un altro. Quindi mi vado a fissare i miei due bordi con gli spilli. Allora, non va neanche sotto la macchina perché è troppo grande, è troppo spesso, quindi questa parte qua la vado a cucire a mano. Siamo a questo punto, l'ho cucito a mano e ho messo insieme i due lati. Adesso bisogna fare così, aprire il mio anello, risvoltarlo internamente e andare a cucire così lungo il bordo. Lo risvolto all'interno e poi procedo alla cucitura. Allora, vi faccio vedere, mi sono fissata tutto con gli spilli e adesso sto andando a fissare, purtroppo a mano perché la stoffa è troppo grande, con dei punti praticamente invisibili, perché questa parte qua sarà la parte esterna, quindi vado a fare i punti più larghi internamente, mentre un micro puntino nella parte interna. Vedete, in questo modo non si vede niente. E quindi vado a completare e a fare tutto il giro. Allora, siamo arrivati a questo punto, abbiamo il nostro bordo completo, terminato, ben rifinito, e adesso si ride. Perché? Perché dobbiamo fare i buchi, questi buchi, per andare a infilare i manici. Quindi come li facciamo? Dobbiamo segnarci prima di tutto la posizione. E quindi ho detto si ride proprio perché non è così facile centrare la posizione e soprattutto andare a rifinirli. Comunque vado a segnarmeli sia davanti che dietro. E poi come li rifinisco? Allora, se siete bravi potete fare a mano il punto per fare gli occhielli. Se invece non siete buone, tipo me, potete fare la stessa lavorazione con la vostra macchina. Ok, ora mi sono segnata tutti i punti. Vado con gli spilli a fissarmi bene le metà, cioè la stoffa, in modo che non si muova. E con la macchina, con il punto per fare gli occhielli, vado a fare proprio tutta la circonferenza del mio cerchietto che mi sono segnata. Quindi sono 4 cerchi per parte, perché poi il bordo va rigirato. Adesso provo a farli con la macchina e vediamo cosa viene. Tira dura la vince. Ecco qua il mio bordo fatto. Adesso mi diverto a montare la busta. Ed ecco qui il mio bordo montato e la mia O-bag trasformata per l'inverno. Ho fatto un po' fatica a montarla perché, vabbè, la stoffa è molto spessa, questa qua che ho scelto, vabbè. E poi all'interno ho anche il sacco beige e quindi ho fatto un po' fatica. Però, insomma, il procedimento è questo qua, per farlo esattamente uguale. Vi farò magari un altro, ditemelo se volete, vi farò un altro tutorial più semplificato, però ovviamente il risultato non sarà esattamente uguale a quello originale. Fatemelo sapere, scrivetemelo giù nei commenti. Io ho terminato questo tutorial. Ciao ciao, al prossimo video!